Nell'ultimo periodo, ma in generale nel corso della storia di tutto questo canale, io ho portato dei contenuti che rispondono alle volte a delle domande specifiche. Per dire, domanda: qual è il miglior conto corrente? Allora ci sono un set di video che rispondono a questa domanda. Qual è la migliore carta per ricevere il miglior cashback? Ci sono dei video che rispondono a questa domanda. Qual è il miglior broker oppure il miglior modo per iniziare a investire? E ci sono un set di video che rispondono a questa domanda. Sapete bene che secondo me non esiste la soluzione perfetta. One way, prendi questa e vai tranquillo per tutta la vita. No, esistono intanto situazioni della vita, fasi della vita, necessità delle persone, poi scegliendo uno strumento di qui, uno strumento di là, questa piattaforma, questa cosa, alla fine ognuno si crea il proprio pacchetto, diciamo il proprio kit di strumenti che utilizzerà per investire i propri soldi, per gestirli, per farci tutto quello che vuole. Ora, nel corso del tempo, in realtà addirittura dell'ultimo periodo, c'è stato proprio un incremento di questa domanda, mi avete chiesto di presentare il mio kit, la mia cassetta degli attrezzi. Quindi cartello grande come una casa, quello che vedete in questo video è come mi sono organizzato io, non dovete fare assolutamente la stessa cosa. Poi, se vi trovate bene fatelo uguale, cioè non c'è nessun problema. Però in generale l'importante è capire concettualmente qual è il percorso, quali sono state le scelte e poi rifarle le stesse, rifarle coerentemente rispetto alla vostra vita. Io sono Bernardo Mascellani, mi occupo di personal finance, investimenti e mondo cripto. Se ti piacciono questi temi, iscriviti al canale, spunta la campanellina per ricevere sempre una notifica quando pubblico un nuovo video e adesso noi possiamo iniziare. Partiamo con un elemento che io ritengo centrale nella mia gestione dei soldi. Tra l'altro è una scelta relativamente recente, perché si tratta di una scelta fatta circa un anno e mezzo, due anni fa, quando ho scoperto il conto di Fineco. Allora, Fineco è un'azienda che esiste dalla notte dei tempi, però personalmente per vari motivi non mi ero mai interessato ad approfondire il loro prodotto. Nel momento in cui una persona in particolare me l'ha fatto conoscere, me l'ha fatto vedere, mi si sono proprio aperti gli occhi, perché tramite il conto Fineco, diciamo, ho radunato degli strumenti che prima erano separati. In particolare col conto Fineco io gestisco conto corrente, conto titoli e conto deposito. Allora, che cos'è il conto corrente? Non penso di dovervelo spiegare. Il conto classico in cui butti dentro i soldi e li peschi fuori per spenderli. Il conto titoli invece è il conto per investire, dentro al quale ci sono tutti i vari titoli di investimento. Il conto deposito invece è un tipo di conto tornato abbastanza alla ribalta negli ultimi anni grazie ai tassi di interesse un pochino più alti, nel quale banalmente dai dei soldi alla banca, che poi eventualmente può addirittura rigirarli a un'altra banca, a un altro gruppo finanziario, a un altro gruppo di investimento, che comunque alla fine ti dà una rendita fuori. Quindi il conto deposito è quello in cui depositi dei soldi e ti dà una rendita. Bene. Prima tutti questi tre oggetti erano un po' separati per quanto mi riguarda, quindi avevo il conto corrente da una parte, il conto titoli da un'altra, conti deposito, usavo un po' di conti deposito vari. A un certo punto ho trovato Fineco, che sostanzialmente mi unisce queste tre cose in una, e per me questo vale tantissimo, perché sapete cosa vuol dire avere tanti conti sparsi? Vuol dire intanto avere tante credenziali differenti, tanti codici di accesso differenti, e già questo incasina. Poi avere tanti report differenti da scaricare, eventualmente anche per la dichiarazione dei redditi, per il pagamento delle tasse. Poi avere eventualmente contatto con tante assistenze differenti che funzionano in maniera differente. Insomma, vuol dire nella testa moltiplicare i casini di fatto. Poi posso dirvi la verità dal profondo del cuore, il gioco non valeva la candela. Cioè magari sì, 0,1% di rendita in più, 1 euro di costo in meno, però poi complessivamente io non vedevo il mio patrimonio, era tutto spezzettato in varie parti. Infatti sapete benissimo che poi in passato ho usato anche Scalable Capital, ho provato Trade Republic, Interactive Brokers, DeGiro, però complessivamente, per quanto i costi di questi altri broker siano un filo minori, complessivamente non vedevo il mio patrimonio, non riuscivo a gestirlo nello stesso modo. Oltre che poi, essendo con regime dichiarativo, dovevo fare la dichiarazione dei redditi, mentre nel caso di Fineco mi fa regime amministrato, quindi pensano a loro tutto, cioè io non devo fare dichiarazione su nulla di quello che ho all'interno del mio conto Fineco. Quindi globalmente, alla fine di tutto, mi sono trovato meglio a gestire con Fineco. Passiamo adesso al secondo conto corrente che uso con molta enfasi, con molta attività, che è il conto di Revolut. Ecco, Revolut ha l'unica pecca, che io spero sia risolta quanto prima, di non avere l'IBAN italiano, perché se avesse l'IBAN italiano secondo me farebbe un salto di categoria molto importante, perché per Revolut per esempio lo uso per pagare istantaneamente tantissime cose. Cioè quando io devo fare un pagamento in generale a chiunque, prendo i soldi da Fineco, li trasferisco su Revolut in maniera gratuita tramite la carta di Fineco. Quindi io su Revolut ho sincronizzata la carta di Fineco, trasferisco soldi gratuitamente, istantaneamente, mi trovo il saldo su Revolut e a quel punto mando con i bonifici istantanei di Revolut ovunque io voglia. Per esempio, per mandare soldi alle persone, qualche giorno fa ero a un matrimonio, ho detto: cavolo, ma io non ho fatto il regalo. Ecco, istantaneamente ho mandato i soldi del regalo, che sono arrivati prima della fine della festa. Cioè ero al secondo,
5 minuti e i soldi erano nel conto corrente dei festeggiati auguri agli sposi. Capite la velocità di esecuzione, quanto è importante in questo caso specifico, ma in generale è molto utile sapere che il tuo bonifico è arrivato istantaneamente, oppure per ricaricare gli exchange, per ricaricare piattaforme, per pagare altre persone. Ecco, sapere di avere i bonifici istantanei per me è una cosa che vale tantissimo. L'altra cosa che faccio spesso con Revolut è pagare i pago PA della pubblica amministrazione gratuitamente anche in questo caso, quindi trasferisco soldi da Fineco e da Revolut pago PA con pago PA gratuitamente, e questa è una figata pazzesca. Tutti gli altri il bollettino costa un euro e mezzo, 2 euro, alcuni 3 euro, folle. Ecco, sul Revolut senza nulla, cioè semplicemente devo trasferire i soldi, è tutto gratuito. Un'altra cosa che è super figa di Revolut è la parte tutto dell'estero, cioè quando vai all'estero tu puoi aprire su Revolut, puoi aprire un multiconto, quindi di base hai il conto in euro in quanto siamo in Europa, ma puoi aprirti un conto in dollari, in sterline, in yen, tutte le monete, in rupie. Per esempio, sono stato in India a Capodanno scorso appena passato, conto in rupie, e a quel punto ho trasferito, ho fatto il cambio di euro in rupie e mi sono ritrovato le rupie nel mio conto, tra l'altro con un tasso di cambio praticamente perfetto, senza spread. Forex è sicuramente un mercato molto liquido, però spesso ci marciano, ecco, sul cambio tra le varie valute. Nel caso di Revolut addirittura fino a 1000 o 3000 euro il cambio è esattamente quello nominale, se non sbaglio. Con il piano base, con il piano gratuito, oltre c'è un piccolo spread, ma insomma 3.000 euro in India vi assicuro che sono parecchi. Ecco, magari con gli Stati Uniti sarebbe un filo differente, ma si tratta nel caso di uno spread minimo. E è molto figo perché ti ritrovi il conto in euro o il conto in rupie, e a seconda di dove sei vengono spesi prima i soldi della valuta locale, perché se sei in India e paghi con la carta vengono spese prima le rupie, o comunque nel caso se venissero spesi gli euro perché non hai le rupie, il cambio è, ripeto, fino a una certa soglia, mi pare 1.000 o 3.000 euro al mese, è sempre quello nominale senza spread. Quindi una grandissima figata, una grandissima semplificazione. Addirittura contate che in India ho fatto un bonifico, perché devo bonificare diciamo l'affitto, all'affitto dei giorni in cui siamo stati in un posto, a una persona locale. Gli ho fatto il bonifico praticamente istantaneo in rupie e lui ha detto: come è possibile? Cioè, qui magari per fare un bonifico ci mettiamo giorni per farlo arrivare a destinazione, e tu con un'applicazione dell'Europa, cioè diciamo concettualmente tu sei un occidentale, sei arrivato e hai fatto un bonifico che è arrivato non istantaneamente ma è arrivato poche ore dopo, a un costo tipo di 3 euro perché erano in rupie, ma insomma equivalente di 3 euro che è nulla, visto che il bonifico insomma era molto più importante. Ma insomma, capite come Revolut semplifichi tantissime operazioni, ed è per quello che conto principale Fineco, conto di investimenti Fineco, conto di deposito Fineco, ma per fare le operazioni reali, per trasferire soldi, Revolut. Dopodiché passiamo all'ultima parte, ossia quella di pagamenti che mi permettono di avere un cashback. Beh, in questo caso sapete bene, se mi seguite soprattutto nell'ultimo periodo, che utilizzo la carta di Bybit, che dà un 2% a tutti su qualsiasi pagamento. Vi ho fatto anche vari contenuti, insomma ve li lascio qua attorno, anche in descrizione vi lascio vari contenuti a contorno di questo video. Con Bybit è possibile spendere ricaricando anche lì istantaneamente da Revolut. Quindi concettualmente cosa faccio per spendere tramite la carta di Bybit, che è una carta di debito, quindi va ricaricata? Prendo da Fineco, passo a Revolut, e da Revolut in maniera istantanea passo a Bybit. Sono due passaggi, uno può dire: ma quanta complicazione, no, ma mi prendono 20 secondi in tutto e io mi trovo i soldi sulla carta di Bybit e anche lì vengono caricati istantaneamente. È vero che ho la commissione di 1 euro ogni volta che faccio un trasferimento da Revolut a Bybit, ma poco importa, perché poi il 2% di cashback comunque è abbastanza da ripianare, da saldare, insomma da ripianare quel costo iniziale. Comunque potenzialmente io di solito carico 200-300-400 euro a volta sulla carta, giusto per appunto avere qualcosa ma per non metterci troppissimo, perché comunque mi piace averli sui conti correnti i soldi, non sulle carte. Perdo quell'euro, ma col cashback chiaramente ci vado ampiamente in vantaggio, e poi a quel punto con la Bybit Card posso fare tutte le mie spese senza alcun tipo di problema. Allegato a questo però vi ricordo che c'è sempre Bitcashback, cioè Bitcashback è quella piattaforma che permette di ricevere cashback in Bitcoin. Tra l'altro Bitcashback e Bybit hanno fatto una partnership, per cui se utilizzate Bitcashback e spendete con Bybit ricevete anche un bonus di 5 euro ogni 2 settimane, su una spesa ogni 2 settimane, quindi potete addirittura arrotondare ancora di più il cashback. Questa è un po' la struttura base. Ogni tanto uso Satispay perché è molto utile per lo scambio di denaro con amici, è veramente formidabile, velocissimo, e spesso si trovano anche delle ottime promozioni per buoni Amazon oppure ricariche. Io uso Home Mobile come operatore, e per la ricarica di Home Mobile o per
i buoni Amazon, alle volte c'è un 1-2-3% di cashback, non sempre, lo mettono quando vogliono, però vi assicuro che è ottimo. Cioè, voi volete spendere su Amazon, ok, fate un buono tramite Satispay, lo caricate su Amazon e avete automaticamente avuto uno sconto del 3%, del 1-2-3% rispetto al prezzo che avreste pagato direttamente con Amazon. Ultimo ma non meno importante, anche qui dipende un po' dai momenti, è la carta di credito di American Express. Sapete che secondo me American Express, per chi viaggia, per chi fa tanti viaggi, è manna dal cielo, soprattutto perché permette l'accesso all'interno delle lounge aeroportuali, e questa è una cosa fantastica. Dopodiché, per l'uso classico, la utilizzo soprattutto o quando ci sono delle promo legate ad American Express, quindi proprio dentro alla piattaforma di American Express ci sono una serie di sconti per alcuni siti, per alcune catene, insomma per alcune aziende con cui American Express è in partnership, oppure alle volte pagando online ci sono alcuni tipi di sconti accessibili solo a chi paga con American Express, anche qui per rapporti fra il venditore e American Express stesso. Quindi anche qui grande figata, questi più o meno sono, è la costellazione degli strumenti che utilizzo. Ribadisco, Fineco per conto deposito, conto titoli e conto corrente, chiaramente. Dopodiché abbiamo la parte di Revolut per quello che riguarda, diciamo, tutto il rapporto con l'esterno, di mandare soldi all'esterno. Per quanto riguarda i pagamenti, Bybit praticamente sempre, col 2% di cashback. Poi, aggiunto a questo 2% di cashback, ci aggiungo il tot per cento di Bit cashback, che dipende un po' dal momento, ma insomma, solitamente su tantissimi siti c'è il cashback di Bit cashback. E in fondo, a seconda dei momenti, a seconda di cosa mi conviene di più, l'American Express. Ecco, questa è un po' la mia struttura, non è complicatissima, però attualmente è questa, ma soprattutto quello che voglio dirvi è che non è che sarà così fissa per sempre, cioè nel corso del tempo, se vengono fuori nuove cose, nuove carte, nuove possibilità, io mi adeguo, io sono sempre pronto ad adeguarmi, a modificare tutto quanto. Tutto qui, fatemi sapere se vi piace questo kit di strumenti, questa costellazione. Costellazione è bello, devo dire la verità, dà un po' l'idea che sono delle cose centrali, delle cose usate un po' meno spesso, un po' meno di frequente, ma che comunque tutte un po' contribuiscono a dare la forma al modo con cui gestisco i miei soldi, con cui li amministro. Niente, fatemi sapere qual è il vostro modo, la vostra costellazione, qui sotto nei commenti, che mi fa super piacere, o se ci sono cose che dovrei prendere in considerazione perché me le sto bellamente perdendo, mi sto perdendo dei punti che, come dire, migliorerebbero ancora di più la mia gestione. Io vi ringrazio come sempre e noi ci vediamo in un prossimo contenuto. Ciao ciao!